per il recupero della terza giornata del girone di eccellenza scendono in campo Busto 81, Unionville Cassano, 1 Unionville, 1 Seitai, 2 La Marca, 3 Romano, 4 Pacifico, 5 Aoliera, 6 Pisoni, 7 Rigoni, 8 Scaccavarozzi, 9 Andriuoli, 10 Anelli, 11 Marcinno. A disposizione di mister Antonelli con il 12 Rimoldi, 13 Lora, 14 Guarda, 15 Paroni, 16 Lago Tana, 17 Pecchia, 18 Scialà, 19 Buzzi, 20 Fusco. Per il Busto 81, 1 Riccardi, 2 Tondini, 3 Bisceglia, 4 Pellini, 5 Ferri, 6 Napoli, 7 Vecchi, 8 Calzi, 9 Berberi, 10 Palumbo, 11 Canizzaro. A disposizione di mister Civeriati con il 12 Monzani, con il 13 Giovio, con il 14 Scognamiglio, con il 15 Sciollani, 16 Vago, 17 Vernocchi, 18 Blicu. Dirige l'incontro il signor Lorenzo Casali di Crema, coadiuvano i signori Francesco Macchi di Gallarate e Samuele Paredi di Como. Buon divertimento a tutti. Partiti! Busto 81 Unionville Cassano, recupero terza giornata del girone A di eccellenza. Il controllo di Berberi, Palumbo prova a scambiare con Berberi, Pellini strappa il pallone dai piedi, Pellini punta centralmente, vediamo Pellini, cerca Berberi! Torna in possesso del pallone, ritenta di nuovo la conclusione, Vecchio la controlla, scende sulla fascia, mette il pallone al centro, l'uscita di Setai. Vediamo che il direttore di gara allontana la barriera, fischio del direttore di gara, parte Palumbo, la palla sfiora la traversa. Controllo, attenzione, attenzione, si accentra, conclusione! Busto 81 in vantaggio, non riusciamo a vedere, capire se è Palumbo o Canizzaro, è Canizzaro mi sembra, l'11 Canizzaro. 1-0 per il Busto 81, era Canizzaro che ha segnato. Grazie. Siamo praticamente in chiusura di tempo. Pellini da questa parte. Vediamo che si attende quello che arriva, il fischio dell'arbitro. Busto 81-1, Unionville Cassano 0, rete di Canizzaro al 29esimo. Ora ovviamente chiaramente partita decisamente in... il tiro, la stoccata e la parata di Seitai. Il pallone al centro verso Andriuoli, recupera la difesa del Busto 81, da due passi, fallita l'occasione per il pareggio. Intanto ci comunico che a Varese non si gioca probabilmente. Palumbo, la conclusione, la palla sbatte sul palo, deviata, attenzione, da due passi, la parata di Seitai, miracolo, miracolo di Seitai. Vediamo dalla bandierina il pallone a spiovere, attenzione, da due passi, la girata, bellissima, bellissima la rete, la girata. Vediamo di andare a capire, non abbiamo visto chi ha messo in rete il pallone. 2-0 per il Busto 81. Ci sembra possa... Palumbo? Ci sembra sia, sì, è Palumbo che... Palumbo raddoppia per il Busto 81, bellissimo gol in rovesciata da parte di Palumbo, veramente un gesto pregevole. Vediamo Berberi, la palla a giro sopra la traversa. Ecco la rimessa laterale del Busto 81 con Vecchio, il pallone nuovamente al centro.
Cannizzaro di nuovo, Seitai risponde questa volta a Cannizzaro evitando la rete del 3-0. Prova la conclusione, no, cerca Berberi, attenzione Berberi, la palla, sì, 3-0 Bus 81, arriva la rete del 3-0 ad opera di Berberi. La botta da lontano e Seitai ancora attento, almeno in un paio di occasioni ha evitato il tracollo dell'Union Villa. Attenzione centralmente, un errore dietro l'altro e arriva puntualmente, quasi se l'è cercato il quarto gol l'Union Villa, se l'è cercato, non abbiamo visto chi ha assolutamente chi ha segnato, vediamo di capire. Vediamo che spunta fuori Palumbo. Ed ecco che arriva qua il triplice fischio di chiusura. Busto d'Antuno batte Union Villa Cassano 4-0. Le reti al 29esimo Cannizzaro, nel secondo tempo al 31esimo Palumbo, no, al 21esimo Palumbo, al 30esimo Berberi e al 35esimo di nuovo Palumbo.